Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Qual è il vostro obiettivo per quest'anno? Correre la prima maratona? Correre una mezza? Fare una 10 km? Non importa quale sia l'obiettivo, però è necessario averlo ben chiaro in mente quando si va a progettare un calendario gare. Per un runner il calendario gare è molto importante perché serve per avere un maggiore controllo sulle gare stesse che si andranno a fare e sulla loro relativa preparazione. Ci permette così di organizzare con anticipo tutti i vari allenamenti di avvicinamento alla gara, dato che per certe distanze questa preparazione può essere lunga anche alcuni mesi, come ad esempio per una maratona o una ultra. E un calendario gare ci aiuta anche mentalmente nell'essere più rigorosi nello svolgere i vari allenamenti, soprattutto quelli che consideriamo un po' più noiosi. Fare un calendario gare è anche abbastanza divertente e non è poi così difficile. Servono alcune cose, un'idea molto chiara circa l'obiettivo o gli obiettivi di cui parlavo poco fa, un file Excel o Google Fogli, come preferite, e una tabella allenamenti sul quale basarsi. Quest'ultima si può trovare facilmente online. Ce ne sono un'infinità di tipologie a seconda della distanza desiderata, della preparazione dell'atleta oppure del numero di allenamenti settimanali che si vogliono fare. Ovviamente se abbiamo un allenatore non avremo neanche da preoccuparci di questo, perché sarà lui stesso a pensare a stilare la tabella. Una piccola premessa riguardante gli allenamenti che andrò poi a citare: io do per scontato che si faccia il lungo o lunghissimo nel weekend e gli altri allenamenti siano infrasettimanali, perché è così nella maggior parte delle tabelle ed è così per la maggior parte di noi. Ovviamente, a seconda degli impegni, sarete poi voi a modellare il vostro calendario in base ai vostri impegni. Per prima cosa c'è da creare il file Excel. Qua ci sono due filosofie di pensiero circa l'impostazione da dare al file. Vanno assolutamente benissimo entrambe. La differenza fondamentalmente è solamente grafica, e si tratta solo di vedere con quale versione vi trovate meglio. C'è chi mette per ogni riga del file una settimana del calendario e chi invece mette tutti i giorni dell'anno uno sotto all'altro in una sola colonna. Nel primo caso il file avrà 52, 53, 54 righe, ognuna con 7 colonne, quindi una per ogni giorno della settimana. Nel secondo caso, per quanto riguarda i giorni, ci sarà una sola colonna con tutte le varie date. Però vi semplifico la vita perché sennò così è un po' un casino. Vi faccio quindi un piccolo regalo mettendovi il link di esempio di due file Google Fogli già compilati con le date del 2020, ovviamente vuoti per quanto riguarda le gare e gli allenamenti. Così capite meglio quello di cui parlo, perché le mie spiegazioni probabilmente non sono state chiarissime. Questi file poi potete prenderli tranquillamente, importarli nel vostro account Google ed usarli voi stessi in prima persona. Nelle note dell'episodio quindi trovate questi due link. Mi potete ringraziare con una recensione a 5 stelle oppure con un mi piace. Ora che avete il vostro file pulito, mentalmente dovete dividere l'anno in due tronconi. Ad esempio potrebbero essere i primi 6 mesi dell'anno ed i secondi. Oppure c'è chi fa la stagione autunno-inverno come nella moda e quella primavera-estate. A questo punto selezionate una o due gare che desiderate fare in questi semestri. Quelle per voi più importanti. Quindi il vostro grosso obiettivo, come appunto all'inizio dicevo una maratona, una mezza, quello che è, e segnatele nel file. Quindi alla data X della domenica tot ci sarà scritto maratona di Roma, maratona di Firenze, mezza maratona di Pinco Pallino, eccetera eccetera. Selezionate poi altre gare accessorie, tra virgolette, che vorreste fare. Ad esempio se si correrà una maratona, in preparazione di quella non sceglierete altre maratone, ma piuttosto mezze maratone o gare più brevi. Inserite anche queste nel calendario. Appuntatevi poi altre gare che potrebbero interessarvi e che reputate adatte a voi. Magari poi non parteciperete a tutte le gare che vi siete segnate nel file,
però saprete che nel caso ci saranno dei cambiamenti di programma potrete tranquillamente svolgerle. Quindi vi servirà anche un po' da promemoria per tutte le gare che ci sono a vostra disposizione. Ora prendete la tabella allenamenti che avete scelto da internet o quella che vi ha fatto il vostro allenatore e tornate sul file alla gara principale. E andate a ritroso, segnando nel file Excel via via tutti gli allenamenti che riporterete dalla vostra tabella dentro il file Excel. Consiglio, partite dai lunghi e dai lunghissimi dei weekend, che sono quasi sempre gli allenamenti più importanti. Segnate, se volete, anche le settimane di scarico prima delle gare e quelle di recupero subito successive alla gara. E qui giocate un po' con le gare accessorie che vi siete segnati. Riuscite magari ad incastrarle nel vostro calendario di allenamenti? Potrebbero essere buone, magari in sostituzione di un lungo. Qui sta a voi gestire con intelligenza il mix di lunghi e gare. Va detto che anche per le gare più importanti a volte vengono astutamente messe in calendario delle competizioni simili ma più brevi, però nella stessa zona, proprio per dare la possibilità alle persone di fare una gara barra allenamento in vista dell'evento principale. Ad esempio, per la maratona di Firenze c'era la Trentampiana di Campi Bisenzio, che era, come si evince facilmente dal nome, una gara da 30 km che era stata messa un mesetto prima della maratona di Firenze. In tanti che hanno fatto la Firenze Marathon hanno preso parte anche a questa gara, così da potersi fare un lungo prima della maratona, però con tutti i suoi ristori, senza doversi portare tutta la roba da casa, ma sfruttando questa gara come allenamento, ma con le comodità, diciamo così, delle gare, ristori e anche la medaglia annessa e tutto quanto. Bisogna prestare molta attenzione quando si corrono queste gare a non scoppiarsi, perché andranno interpretate fondamentalmente come degli allenamenti, quindi ritmo d'allenamento, non ritmo gara. E non esageriamo con il numero di gare in calendario, non è che dobbiamo farne una settimana, perché esagerare con queste gare potrebbe farci incappare in infortuni. Opinione personale? Secondo me una gara al mese è ben più che sufficiente. Io ne faccio molte meno, ad esempio, e più o meno quest'anno vorrei farne 5 o 6, così a occhio. Quindi inserite pian pianino tutti gli altri allenamenti settimanali. È probabile che non sarete precisi poi al 100% nel metterli in pratica. Una volta avrete un acciacco, una volta un impegno lavorativo, una volta diluvierà, una volta qualche problema con la famiglia, qualche impegno, eccetera, eccetera. È normale. È per questo che io, ad esempio, mi segno i vari allenamenti nei giorni ideali, ma poi me li sposto in questo file di Google man mano a seconda degli eventi che me li spostano. In settimana so che ho degli allenamenti che sono un pochino più importanti e cerco di gestirmeli quelli, e gli altri che sono magari degli allenamenti di corsa lenta o cose così che sposto a seconda degli impegni. Il file Google Fogli però mi serve da promemoria, proprio perché saprò che in questa settimana devo fare un fartlek fatto così, delle ripetute fatte cosà, e poi avrò 18 km di lungo nel weekend. Poi è indifferente alla fine della fiera in che giorno li vada a svolgere effettivamente. E qui si torna a quella premessa che avevo fatto poco fa. Io dicevo i lunghi li faccio nel weekend, ma se uno ha il giorno libero il martedì, perché non farlo il martedì? Assolutamente. E ne abbiamo finito. Non era così difficile, no? Ora ovviamente non vi resta che iscrivervi alle varie gare. E fare il calendario, come dicevo, è davvero divertente perché ci permette di sognare un po' sui nostri obiettivi e sulle nostre gare future. Ricordiamoci comunque di impostare tutte le varie gare in modo che ci sia una connessione logica tra esse. Non le dobbiamo fare a casaccio, così come ci capita. Questa settimana mi sparo questa, poi tra due quest'altra e tra un mese mi ispira quest'ultima. No. Se volete ottenere dei risultati a lungo termine, e nella corsa il lungo termine è molto importante, occorre pensare al giusto obiettivo, quelle due gare all'anno che sono centrali per voi, e selezionate attentamente le altre gare in relazione a questi obiettivi, quelli fondamentali, mi raccomando.
Se ci sono delle gare che volete suggerirmi, oppure se avete delle opinioni diverse riguardo il calendario gare, o se volete ringraziarmi o insultarmi o farmi critiche costruttive, scrivetemi sul mio account Telegram @LorenzoMaggiani. In particolare queste ultime, le critiche costruttive, mi sono molto utili per poter migliorare dove secondo voi ci può essere bisogno. Se non avete Telegram, potete scrivermi comunque usando la mail oppure sui vari social network. Vi lascio tutti i contatti nelle note dell'episodio. Per tornare poi a Telegram, iscrivetevi al canale. Lo trovate cercando Da 0 a 42 direttamente nel campo di ricerca di Telegram, oppure cliccando sul link che metto come sempre nelle note dell'episodio. Il canale vi serve per estendere la vostra esperienza con questo podcast. Infatti, oltre a pubblicare messaggi circa le nuove puntate, metto qualche notizia e qualche considerazione personale sul mondo della corsa, oltre a qualche dietro le quinte del podcast. Iscrivetevi al podcast, così da ricevere le notifiche sulle nuove puntate. E lasciatemi una recensione, possibilmente a 5 stelle, o un mi piace, a seconda della piattaforma che state utilizzando per l'ascolto. Mi aiuterà a far crescere e conoscere maggiormente il podcast. Con una recensione sincera farete conoscere questo podcast anche ad altri runner come voi, che magari avranno piacere di ascoltare le mie divagazioni sulla corsa. Condividete questa puntata con i vostri compagni di corse e di allenamenti, ed in generale con chi reputate potrebbe essere interessato all'argomento. Mandategli il link, raccontategli di me, quello che volete. Comunque, diffondete il verbo. Direi che per oggi ho detto tutto. Cari runners, pensate ai vostri obiettivi, create un calendario gare e raggiungete gli obiettivi. Ci sentiamo alla prossima puntata.